Per molti leader presenti a Davos, una delle principali minacce per l'economia globale proviene da quelle nazioni che fanno marcia indietro rispetto a un approccio multilaterale al commercio. La presidente della Banca Mondiale, Kristalina Georgieva, ha dichiarato a Euronews che ciò potrebbe avere un forte impatto sulla crescita nel 2019. Siamo interdipendenti e non ci sono soluzioni che possono essere prese da un paese singolarmente. Stiamo assistendo a un rallentamento della crescita globale e abbiamo bisogno quindi di concentrarci su ciò che funziona per la crescita, per il lavoro, per il commercio e per la riduzione della povertà. Werner Hoyer, presidente della Banca Europea per gli investimenti, viaggia sulla stessa linea d'onda di Angela Merkel. Secondo entrambi, l'Europa dovrà continuare a puntare su un approccio multilaterale per risolvere problemi politici globali e finanziari. Questo è un messaggio chiave perché l'intera economia mondiale è a rischio se lasciamo strada libera alla più grande minaccia al multilateralismo degli ultimi 50 anni. E questo significa che gli europei, l'Unione Europea in particolare, devono riunirsi. Non solo Angela Merkel ha difeso a spada tratta il multilateralismo, ma anche il premier giapponese Shinzo Abe, il vice capo di Stato cinese Wang Qishan e il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres.